La Shape Beauty Clinic di Padova ci ospita anche oggi e il dottor Francesco Scarpa ci parlerà di invecchiamento del volto. Prego, Eh sì, tempo sfugit Bianca, nel bene e nel male, questa è una legge a cui non ci si può purtroppo sottrarre. L'invecchiamento del volto, infatti, è un processo fisiologico involutivo che è influenzato sia da fattori genetici individuali che da fattori ambientali e anche dallo stile di vita personale. Con l'invecchiamento del volto noi possiamo vedere una progressiva riduzione o atrofia del tessuto adiposo, un riassorbimento delle strutture ossee, un rilassamento dei muscoli facciali e una riduzione di quello che è il triangolo formato dall'arco zigomatico, dal solco nasolabiale e dalla linea mandibolare. Inoltre si aggiungono delle alterazioni superficiali come possono essere macchie e capillari. Il tutto comunque si traduce quindi esteticamente in una caduta del sopracciglio, un aumento della lassità della pelle della palpebra, rughe della fronte, un'accentuazione dei solchi nasogenieni, un cedimento a livello mandibolare, la perdita di prominenza delle labbra e la formazione delle cosiddette borsette lateromentoniere. Abbiamo a disposizione oggi un trattamento molto efficace, molto diciamo anche rapido nella sua esecuzione, che viene chiamato lifting liquido. Il lifting liquido è l'utilizzo contemporaneo o in sedute successive di praticamente di liquidi, ovvero l'utilizzo del biorivitalizzante, dell'acido ialuronico, del botulino e del peeling chimico. Ognuno di questi liquidi ha una sua specifica funzione. Il botulino permette di togliere le rughe della fronte, ridurre i segni di espressione, le cosiddette zampe di gallina. Il filler permette di ridonare tonificazione sui tessuti, di togliere i solchi nasogenieni. La biorivitalizzazione invece ci permette di avere una pelle più tonica, più idratata, mentre il peeling chimico invece di ridonare luminosità alla pelle, freschezza alla pelle e anche di ridurre quelle che possono essere le macchie. La tecnica è molto semplice, viene eseguita in ambulatorio, normalmente si utilizzano dei piccoli aghi, quindi la tecnica è assolutamente tollerabile, non lascia particolari disagi, può essere possibile qualche piccolo livido, ma camuffabile con il fondotinta. Diciamo che è una tecnica che normalmente con circa 30 minuti può veramente arrivare a togliere quasi 10 anni di invecchiamento. La tecnica comunque è ripetibile, normalmente comunque i risultati che noi riusciamo a ottenere sono duraturi nel tempo, possono servire solamente da una a due sessioni annuali ed è una tecnica che comunque è ben integrabile con quelli che possono essere poi tutti i trattamenti cosmetici domiciliari, anzi possono aiutarci ad allungare quello che può essere la durata o il ritorno presso il nostro ambulatorio.